Nel nostro primo appuntamento del 2018 abbiamo cercato di mettere a fuoco il nesso tra maschilità e violenza, osservandolo come fatto in primis culturale e di lungo corso, contro un discorso comune che tende invece ad accentuarne il carattere di eccezionalità, ad accentuare il carattere di eccezionalità della violenza contro le donne, ogni qualvolta i femminicidi la riportano all'attenzione della cronaca e lo scorso anno abbiamo invece indagato i caratteri della violenza insita nel fenomeno della prostituzione nella sua profondità storica, con particolare attenzione alle dinamiche di sfruttamento e violazione della dignità della persona. E lo spunto per la scelta del tema che mettiamo al centro della discussione quest'anno, cioè le difficoltà che generazioni di donne hanno incontrato e continuano a incontrare nella loro ricerca di autonomia e di affermazione intellettuale, professionale ed economica, ci è venuto da una frase pronunciata, come ricorderete, come alcuni di voi ricorderanno, lo scorso febbraio dal direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, che motivava il coinvolgimento di una delle professioniste nella manifestazione con: "È stata scelta da me per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo, pur stando un passo indietro." E ci è sembrato che il candore con cui questa frase è stata pronunciata nella comunicazione mainstream di questo grande rituale collettivo nazionale condensasse tutta la forza e tutta la longevità dello stereotipo della donna ancella, della cosiddetta grande donna dietro un grande uomo che si esalta e si esaurisce nel farsi invisibile. E disponibilità a dare la precedenza all'altro, modestia, arrendevolezza vengono date come caratteristiche positive non solo di una supposta natura femminile, mettiamo questa formula tra mille virgolette, ma anche della sua professionalità. E quando con Cecilia ed Elena abbiamo ripreso dopo l'estate a programmare l'iniziativa che oggi finalmente si sta concretizzando dopo molti ripensamenti sul come farla, se in presenza, se in virtuale, se mista, come dicevamo poco fa, ci è sembrato che quel febbraio di questo stesso anno fosse già troppo lontano e che quella frase pronunciata in una popolare kermesse musicale rimandasse a una dimensione troppo effimera, troppo spensierata. E temevamo che avrebbe potuto essere quasi di cattivo gusto riproporla in un momento in cui si impongono all'attenzione altre urgenze legate alla pandemia presente. Ma chi lavora con la storia sa bene che ha molto spesso a che fare con degli eventi molto lontani e sa anche che nelle apparenti distanze si nascondono delle vicinanze reali e che il presente che ora si impone non deve farci perdere di vista il passato, che sia prossimo, come il febbraio di quest'anno, anche se ci sembra molto lontano, o remoto, come quello che emergerà dal racconto delle nostre ospiti, Melania Mazzucco e Annabella Vitis, che saluto e che presenterò tra pochissimo. Sappiamo, ma forse ancora non abbastanza, e stiamo cominciando a toccarlo con mano, che la pandemia esplosa poche settimane dopo la kermesse da cui è uscita quella frase che ci ha fatto così indignare e così riflettere. Ha stravolto le nostre abitudini e ha confermato nella prassi queste visioni radicate nel tempo. Cioè, se è alle donne che spetta il lavoro di cura, è a loro che si deve chiedere quindi per prime di fare un passo indietro, accantonando la loro professione. E quindi anche la svalutazione delle competenze femminili, gli ostacoli posti a chi ha voluto trovare nello studio, nel lavoro, la realizzazione dei propri desideri e al diritto a un trattamento equo e a un pari accesso alle professioni sono una forma di violenza. Nell'ordine di intervento presento quindi le nostre ospiti che non avrebbero bisogno di presentazioni, ma che vogliamo ringraziare di cuore per aver accolto il nostro invito, almeno accennando ai loro importanti lavori, dei quali loro ci parleranno, non potendoli noi menzionare tutti per ragioni di tempo disponibile. Annabella Vitis è professoressa ordinaria di storia moderna all'Università di Rouen-Normandie e fra le massime esperte di storia di genere, della famiglia, del lavoro, è attiva in numerose reti di ricerca internazionali, è stata curatrice di importanti volumi dedicati al lavoro delle donne dal tardo medioevo all'età contemporanea e fra le sue pubblicazioni più recenti segnalo il volume Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna, uscito per l'editore Viella e tradotto in inglese.
E Melania Mazzucco è tra le voci più alte della letteratura italiana contemporanea, autrice premiata di romanzi importanti tradotti in 27 paesi, che ovviamente non posso elencare esaustivamente. Mi limito a richiamare l'esordio, Il bacio della Medusa, uscito nel 96, Lei così amata, dedicato alla scrittrice Anne-Marie Schwarzenbach, e Vita, vincitore del premio Strega nel 2003. E a Jacopo Tintoretto, Melania Mazzucco ha dedicato il romanzo La lunga attesa dell'angelo, uscito nel 2008, vincitore del premio Baguttha, e a Plautilla Briccia, di cui ci parlerà oggi, nel 2019, L'architettrice, pubblicato da Einaudi. Due parole velocemente sulla struttura dell'iniziativa. Ora potremo ascoltare gli interventi nell'ordine di Anna Bellavitis, che ci offrirà un sguardo di lungo periodo sulle professioni femminili, e Melania Mazzucco, che esplorerà la dimensione della violenza contro le donne a partire dalle vicende delle protagoniste. Loro, poi, insieme alle coorganizzatrici, rivolgeremo alcune domande di approfondimento. Poi sarà la volta delle vostre domande, cioè del pubblico, di chi ci segue da casa. Domande che potrete scrivere nella chat e che io avrò cura di leggere e riportare alle nostre ospiti. E ringrazio sin da ora Claudio Ferlan per il fondamentale lavoro di regia e di supporto tecnico. E ricordo ancora a chi ci ascolta di tenere spenti i microfoni e le videocamere, e do la parola ad Anna Bellavitis. Grazie. Allora, grazie moltissimo per questa proposta, per questo invito. Sono molto onorata di partecipare a questo incontro, di incontrare Melania Mazzucco, di cui ho letto i libri e, come dicevo, ho apprezzato in particolare l'architettrice anche per ragioni familiari. Quindi vi ringrazio molto. Allora, parlare del lavoro delle donne in età moderna significa di parlare di moltissime cose e in questi pochi minuti cercherò di attraversare alcuni temi, ovvero quali sono i lavori delle donne, quali sono le istituzioni che agevolano o al contrario bloccano, ostacolano il lavoro delle donne e poi pa passerò a parlare rapidamente della questione dei diritti un po' più in generale. Allora, intanto interroghiamoci sul genere del lavoro, perché il lavoro non è, cioè certi lavori che a noi oggi sembrano maschili, come lavori pesanti, lavori in cantieri edili, erano esercitati dalle donne in età moderna. Questo non è un privilegio, evidentemente, era una necessità. Però ci può sorprendere. Altri lavori che ci sembrano molto femminili, come il ricamo, per esempio, erano esercitati dagli uomini fino a un certo punto e poi diventano lavori femminili. Cioè dobbiamo stare un po' attenti a interrogarci su qual è il genere del lavoro. L'affidatura è un altro esempio di lavoro che è misto, nel senso che ci può sembrare appunto molto femminile, ma in realtà è misto, e però quel che capita, e abbiamo per esempio delle ricerche precise sull'Olanda nel 600 che ce lo dimostrano, è che le donne sono come dire, confinate nell'affidatura e non possono accedere ad altri, molto spesso mestieri nel tessile più prestigiosi, mentre gli uomini li ritroviamo come filatori solo quando non c'è nessun'altra possibilità. Cos'è il risultato? Che, appunto, mi riferisco a ricerche sull'Olanda nel 600, i salari sono equivalenti per donne e uomini nell'affidatura, però poi gli uomini possono fare il salto e lavorare anche in altri settori. Questo solo per dare un'idea un po' della varietà. Naturalmente, i lavori di cura, i lavori legati al corpo femminile sono lavori femminili, parliamo della prostituzione, e lì potremmo a lungo parlare della questione della violenza, della prostituzione, di cui ci parla per esempio Veronica Franco in bellissime pagine, delle sue lettere. E poi naturalmente i lavori legati al corpo femminile, quindi la balia, quindi la levatrice, lavoro però in cui gli uomini poco a poco scalzano la presenza femminile proprio nel corso dell'età moderna. Questa è un'evoluzione che avviene proprio nel corso dell'età moderna con cronologie specifiche secondo le diverse regioni europee. E però anche con delle figure femminili di levatrici che diventano importanti a livello Grazie.
internazionali che scrivono, per esempio. Cioè, abbiamo anche lì delle evoluzioni che sono spesso non diciamo monodirezionali. E poi, parlando di cura, naturalmente il servizio domestico, che non è solo femminile per niente, anzi, ma lo diventa sempre di più, e anche lì abbiamo il problema della violenza, è un problema fisica proprio, è un problema molto quotidiano, direi, e abbiamo fonti che ce lo dimostrano, nel senso che c'è una possibilità per le serve, per le domestiche abusate dei padroni, di denunciare la violenza e talvolta anche di riuscire a ottenere qualche cosa, a ottenere, per esempio, di potersene andare, molto semplicemente, perché la questione della violenza, ci torneremo, ma è semplicemente, cioè semplicemente, purtroppo, è che la violenza è autorizzata da parte dei maestri sugli apprendisti, dei mariti sulle mogli, dei padroni sulle domestiche, non parliamo delle schiave, naturalmente, però deve essere contenuta, deve arrivare fino a un certo punto e non oltre. Se lascia segni sul corpo, può diventare un problema. Quindi qui potremmo aprire tutto un discorso sulle società che sono più violente delle nostre, o perlomeno di quel che noi pensiamo essere le nostre società. Allora, parlando appunto di lavori che sono femminili o maschili, mi viene spontaneo arrivare alla questione della competizione sul mercato del lavoro, perché poi penso che il soffitto di cristallo non sia un'invenzione dell'ultimo secolo, non riguardi solo Hillary Clinton o Kamala Harris, ma riguardi certi ruoli apicali, ma riguardi la storia delle donne nel lunghissimo periodo. Competizione che fa sì che le donne sono escluse dalla formazione in quasi tutto, direi, a formazione tecnica nell'apprendistato, formazione universitaria, formazione artistica, eccetera, escluse da quelle istituzioni fondamentali che organizzano il lavoro femminile, scusate, il lavoro artigiano nelle città d'Europa moderna, ovvero le corporazioni. Allora, io dico escluse, ma non completamente escluse, perché anche qui c'è tutta una cronologia su cui adesso sì, possiamo rapidamente sorvolare. Nel senso che i primi studi che sono stati fatti sull'Europa del Nord, a partire dall'Inghilterra, ma poi soprattutto sull'impero germanico, hanno dimostrato che hanno insistito, diciamo, sul fatto che le donne venivano escluse dalle corporazioni nel corso dell'età moderna. Per cui si è parlato dell'età dell'oro medievale, perché prima sembrava che prima invece le cose andassero meglio. E io penso a studi fondamentali di Mary Wisner, di Martha Howell, di Shiloh Gilvey, insomma, no, in particolare Shiloh Gilvey, che ha insistito sul fatto che nel Germania del 600 si concentra il capitale sociale rappresentato dalle corporazioni, dall'appartenenza alle corporazioni, nei maschi cristiani, escludendo donne ed ebrei. Questo è vero, evidentemente, non contesto queste conclusioni, ma contesto il fatto che siano state estese a tutta l'Europa, nel senso che non è così semplice, non è così dappertutto. E qui devo ricordare il lavoro di Angela Groppi, compianta maestra di molte di noi, grande storica del lavoro femminile, che già nel 90 parlava di un movimento a fisarmonica, ovvero movimento a fisarmonica di inclusione e esclusione delle donne dalle corporazioni, secondo le congiunture, secondo le necessità. Allora, prima di tutto, secondo le congiunture, secondo le necessità, vuol dire che non sono le donne a deciderlo, ma è il mercato. Per cui, faccio un esempio, i setaioli veneziani nel 1754 decidono di includere le donne nella corporazione per abbassare i costi di produzione, perché comunque, anche se incluse nella corporazione come maestre, erano pagate di meno. Quando la concorrenza lionese viene in certo modo superata dal setificio veneziano, 20 anni dopo esattamente, troviamo una legge che dice queste donne rubano il lavoro agli uomini e il lavoro deve essere riservato agli naturali dell'arte. Naturali sono gli apprendisti che hanno fatto tutto il percorso e sono di sesso maschile. E parlare nel Settecento di natura è già molto significativo, e quindi il lavoro remunerato, il lavoro, soprattutto il lavoro che dà un ruolo, perché essere maestra di una corporazione, anche se pagata meno del maestro, è un ruolo sociale, dà un ruolo sociale, non politico, non proprio, ma sociale. Quindi, voglio dire, e quindi basare l'esclusione sulla natura mi sembra un dato interessante e tipico, direi, del secolo. Ecco, quindi apertura, chiusura, ma anche, e questo Angela Groppi l'ha ben messo in rilievo per le sarte romane,
scelta, agency, come si dice in linguaggio così femminista o anche o storico, se volete, cioè rifiuto delle donne di entrare nelle corporazioni quando questo viene loro imposto o si tenta di imporlo perché per controllare il loro lavoro, perché non facciano concorrenza stando al di fuori, per far loro pagare le tasse di iscrizione. E la capacità di rifiutare questa inclusione, e qui c'è appunto un articolo che sicuramente conoscete, appunto di Angela, che appunto spiega molto bene il fatto che queste sarte romane sfruttano l'identità di genere dicendo non siamo delle lavoratrici, quelle che lavorano con noi non sono apprendiste, non lavoriamo per il mercato, siamo madri di famiglia che lavorano con i loro figli e i loro nipoti perché se no finirebbero sulla strada. Quindi il linguaggio dell'onore, il linguaggio appunto della prostituzione, l'evocare lo spettro della prostituzione è una scappatoia per dire non produciamo per il mercato, mentre invece lo facevano, e lavoriamo per la famiglia. Quindi è il fatto di riusare a proprio vantaggio una situazione di svantaggio e tutti gli stereotipi di questo svantaggio. Ecco, allora c'è dunque una possibilità di reazione, e un'altra possibilità di reazione è semplicemente continuare a lavorare al di fuori di queste istituzioni e farlo in vari modi, più o meno clandestini, ma anche non solo clandestini, nel senso che era perfettamente accettato che le operaie venissero pagate alle corporazioni senza esserne membre, senza poter fare carriera al loro interno, e poi c'erano tutti quei lavori che non erano affatto organizzati, non so, pensiamo alle merlettaie che lavoravano in tutte le varie istituzioni di carità, nei conventi, eccetera, eccetera. Quindi un mercato del lavoro molto frastagliato, molto differenziato, e in cui le donne sono comunque sempre discriminate, ma hanno qualche possibilità di reazione, anche perché a volte sono le istituzioni urbane che danno loro questa possibilità di reagire, nel senso che c'è anche dietro un problema, una questione di economia morale, per cui non si può sempre rifiutare a chi ne ha bisogno di guadagnarsi da vivere. Per cui anche qui il quadro è complesso. E arrivo quindi all'ultimo tema che rapidamente volevo a cui volevo accennare rapidamente, che è quello appunto dei diritti. Perché appunto economia morale per dare dei diritti alle donne. Dare diritti alle donne è in qualche modo funzionale al funzionamento, al buon funzionamento della società e dell'economia. Sono perfettamente, del tutto convinta di questo, anche se abbiamo esempi di società che escludono, schiavizzano, uccidono le donne, è vero, non c'è dubbio, però penso che molte società abbiano, e questo succedeva nell'età moderna, abbiano tentato e siano riuscite a trovare delle scappatoie per permettere alle donne di partecipare in funzione subalterna, ma per dar loro un ruolo di un qualche tipo che permettesse appunto di sopravvivere poi, perché veramente siamo a questi livelli. E non sto parlando evidentemente ancora di questioni di professioni o di lavoro che dia soddisfazione intellettuale, non sto parlando di questo. Quindi questa questione dei diritti fa sì che, per esempio, mentre in tutta Europa, in tutti i sistemi giuridici, le mogli sono sottoposte all'autorità del marito, più o meno, con più o meno, in modo più o meno rigido, più o meno pesante, dipende dalle regioni europee, dagli stati, dalle tradizioni giuridiche, praticamente ovunque si dà la possibilità alle donne a queste mogli, appunto, di lavorare come mercantesse pubbliche, per esempio in Europa del Nord, femme sole in Inghilterra, e nel caso italiano, per esempio, non abbiamo il termine mercantessa pubblica perché non c'è la necessità, anche se l'abbiamo di fatto, nei fatti, e Simona Feci l'ha ben dimostrato, perché il quid, la questione fondamentale della necessità di avere questo titolo di mercantessa pubblica è il fatto che nelle tradizioni giuridiche dell'Europa, consuetudinarie della maggior parte dell'Europa del Nord, i beni dei coniugi sono messi in comune, per cui e i beni delle donne spariscono in quelli degli uomini in molti casi. Quindi, perché una donna possa avere un'attività autonoma, bisogna che ci sia un procedimento giuridico più o meno, cioè che può avere varie forme, diciamo, può essere una cosa di fatto, può essere una cosa che veramente passa attraverso una corte, eccetera, giudizio di una corte, perché se no, appunto, non può avere i propri beni. Allora, come vedete, però, anche le donne nel sistema
totale di separazione dei beni italiano, per esempio, non hanno la gestione dei propri beni, però ne mantengono la proprietà. Questo è tutto un tema molto vasto sul quale non, che non approfondirò qui, ma solo perché mi sembra che sia importante, appunto, penso che sia importante capire quali sono le possibilità che si offrono eventualmente alle donne all'interno di una situazione di discriminazione di fatto. Un'altra questione, e poi finisco, è quella delle donne invece nubili, che in Europa, in alcuni diritti consuetudinari dell'Europa del Nord possono diventare maggiorenni, le filles majeures, le ragazze appunto nubili maggiorenni, e gestire i propri beni, cosa che non accade nel sistema di tipo diritto romano, in cui almeno in teoria sono sottoposte sempre all'autorità paterna e poi maritale se si sposano, e questo ha dato luogo a studi molto interessanti, per esempio sull'Inghilterra e anche sull'Olanda, su queste donne, sugli investimenti di queste donne nubili, per l'appunto, per esempio nella City, insomma, cioè parliamo a questi livelli nel 600-700. Qui scontiamo un po', e qui è una cosa che ritorna sempre, il fatto che cioè, tutto dipende dalla situazione generale dell'economia, per cui molti studi riguardano l'Europa del Nord e è molto lodevole lo sforzo delle storiche, delle donne, storiche in genere, sì, donne, di cercare di inserire il lavoro femminile, i capitali femminili, le attività femminili nello grande sviluppo economico dell'Europa nord-occidentale. Lodevole e riuscito anche questo sforzo, è più difficile lavorare sull'Europa del Sud, che è quella, diciamo, arretrata in quest'epoca, non fa il grande salto, e quindi direi che abbiamo bisogno ancora di molte ricerche su questa questione. Ecco, sulla questione della violenza torneremo, credo, più avanti. Grazie, mi fermo qui per adesso. Grazie Anna Bellavitis, do la parola a Melania Mazzucco. Buonasera a tutte e a tutti, intanto anch'io ringrazio per l'invito e sono molto onorata, insomma, di essere in così bella compagnia. Io ho fatto una riflessione, ho deciso di fare questo breve intervento facendo una riflessione che parte dalla parola architettrice, che è stata all'origine di tutta la ricerca e la grande avventura che mi avrebbe portato poi nel giro di una ventina d'anni, insomma, a scrivere il romanzo di cui poi parlerò più specificamente. E il motivo dell'attrazione da me suscitata da questa parola, che nel momento in cui la lessi per la prima volta in un abbecedario settecentesco, riferita a Plautilla Bricci, anzi Briccia, come appunto si faceva all'epoca con i cognomi femminili, mi colpì perché io fino a quel momento non avevo mai sentito il sostantivo, cioè non avevo mai sentito la parola utilizzata come nome. Era un aggettivo, no? La natura architettrice, per dire, si poteva trovare nei testi dell'epoca, ma non era mai riferito alla professione di una donna. Quindi questa cosa mi colpì enormemente. In realtà ancora non sapevo che sarebbe stata Plautilla stessa a definire se stessa in questo modo, perché il documento, poi il capitolato dei lavori della costruzione della Villa Benedetta, in cui lei si definì così, sarebbe emerso soltanto alcuni anni dopo. In quel momento, tanti anni fa, ancora non era stato rinvenuto dalla professoressa Benocci, che l'avrebbe trovato appunto in archivio. Però mi colpì perché qui c'era una professione, e che professione, declinata al femminile, c'era una donna che la esercitava nella Roma del Seicento. Quindi questa cosa mi ha talmente attratto che da quel momento è iniziata un'avventura di ricerca sulla quale poi, insomma, della quale parleremo dopo, anche per confrontarci, no, nei metodi e nelle prospettive. Però perché mi ha interessato così tanto? Perché io sono sono stata una bambina negli anni 70, sono stata una ragazza degli anni 80 e una giovane donna negli anni 90, e sono cresciuta, alimentata dalla convinzione di non avere, che il mio essere nata donna, diciamo, non rappresentasse in alcun modo uno svantaggio. E questo grazie alle battaglie delle donne, delle generazioni precedenti, indubbiamente al femminismo e alla rivoluzione culturale che era avvenuta prima della mia nascita e stava avvenendo nel periodo della mia infanzia. E tuttavia, con la
l'esperienza reale, insomma, della vita mi avrebbe dimostrato due cose. La prima è l'incredibile frequenza con la quale le ragazze, le bambine della mia generazione, poi ragazze e poi donne, hanno incontrato la violenza sessuale, l'abuso sessuale, la molestia sessuale. Erano argomenti dei quali non si parlava, ma che pervadevano l'esperienza quotidiana di ciascuna di noi, cresciute peraltro non in ambienti degradati particolarmente, ma si parla, a partire dalle molestie subite sugli autobus pubblici, vissute con la vergogna e l'indicibilità di ciò che era accaduto, dell'indifferenza dei passeggeri, a volte addirittura nel momento in cui tu ti ribellavi, subivi perfino lo scherno, no? Della compagnia viaggiante, lo stupro ricreativo che avveniva dopo la festa, dopo un invito a cena da parte di amici, di parenti, di compagni, tutte cose delle quali non si parlava o si parlava soltanto in maniera orizzontale, no? Fra coetanee, ma che non si pensava neppure potessero essere denunciate queste cose, eppure facevano parte della nostra esperienza, di tutte noi, no? Quindi lì cominciamo a percepire che forse c'è qualcosa che va molto al di là dell'ideologia dominante che nel frattempo si è imposta, che parla di parità e di opportunità. Poi ciascuna di noi entra nel mondo del lavoro alla fine degli anni 80, inizio anni 90, e cresciute e alimentate dalla convinzione di aver potuto studiare, di avere diritto all'accesso alle professioni, di aver avuto gli stessi strumenti in effetti dei nostri compagni, ci scontriamo rapidamente con un contesto culturale assolutamente impreparato a digerire, ad assorbire, ad assimilare saperi, professioni, e quindi cominciano gli ostacoli, no? Comincia la scoperta, che poi è una scoperta individuale soprattutto, del soffitto di cristallo, ma ancora di più, cioè molto di più. Quindi quando io comincio a scrivere, e so all'inizio degli anni 90, sono dominata da un interesse, indubbiamente un interesse di genere, del quale peraltro io non mi rendo neppure conto in quel momento, che è esattamente l'esplorazione di questo, cioè della violenza sia in senso letterale, quindi la violenza brutale, la violenza fisica e la violenza sessuale, sia in senso invece psicologico, in senso psichico, sociale. È curioso, se dico questo è perché effettivamente ripensandoci oggi a un romanzo che io ho scritto, il mio romanzo d'esordio che è stato citato prima, anzi ringrazio Fernanda Alferi per averlo nominato, Il bacio della medusa, che è il romanzo scritto da una giovane donna, appunto perché l'ho terminato nel 91, quindi era il romanzo di una giovane donna formata negli anni di cui vi ho parlato, che è incentrato esattamente su questo, sulla violenza, e ne contiene addirittura due. Si apre con uno stupro proletario, chiamiamolo così, il classico stupro proletario, l'abuso che avviene in un ambiente degradato, di ambulanti, pastori, emigranti nullafacenti che vivono sulle montagne del Piemonte facendo i transfrontalieri con la Francia, e questa è quasi la scena madre dell'inizio del romanzo, e si conclude con uno stupro di famiglia, invece uno stupro borghese, uno stupro aristocratico fra le pareti ovattate di un salotto in una camera da letto molto confortevole, e in entrambe le violenze, diciamo, si cerca di spegnere da una parte l'esistenza di una persona, dall'altra la sua indipendenza, la sua libertà. Il progetto investiga quindi molto la violenza sessuale, però nasce anche ispirato sicuramente dalle riflessioni di una grande scrittrice degli anni 70, che è stata Ingeborg Bachmann, che aveva elaborato un progetto di una trilogia che poi in verità ha completato solo fino a un certo punto, sull'omicidio psichico. E la Bachmann scriveva, scusate se cito a memoria, ma qui nelle piattaforme è difficile poi recuperare, no, le citazioni esatte, si spezza insomma un po' il discorso. Lei diceva, si interrogava su fin quando una donna può sopportare prima di essere letteralmente assassinata, no? In questo progetto lei pensava di raccontare delle storie di omicidi psichici. In particolare nel caso Franza si parlava di una donna distrutta dal marito che le usa violenza fisica, ma le usa anche una violenza psicologica annientandola. Ecco, nel bacio della medusa ragionavo un po' su queste cose, quindi da una parte c'era la storia della,
di una di quelle bambine che avrebbero potuto essere presenti in tanti, e sono presenti in effetti in tantissimi vecchi processi criminali nelle carte che si trovano negli archivi italiani, una bambina, appunto una pastora che viene affittata, che viene venduta, che viene usata e che non aveva nessuna proprietà del suo corpo, e dall'altra invece c'è una giovane donna che vuole fare la scrittrice, che sogna una vita di emancipazione, come una donna di fine 800, inizio 900 poteva effettivamente immaginare di avere, ma che in realtà non l'avrà. E peraltro nel romanzo c'era anche una lunga parte dedicata proprio al fatto che la violenza sessuale non era ancora in qualche modo un reato nell'Italia mia, cioè nell'Italia nella quale vivevo, sì, era un reato contro la persona, no? Cioè non era un reato contro la persona mentre io scrivevo questo libro. E quindi citavo da una parte le sentenze che erano state date a persone che avevano abusato bambine come la mia Medusa, dall'altra il fatto che io vivevo in un'Italia nella quale il diritto era incredibilmente in ritardo rispetto all'evoluzione della società. Quando poi il libro sarebbe stato pubblicato, nel 1996, è anche l'anno in cui finalmente sarebbe stata riconosciuta questa legge. Questo per dire che naturalmente questo interesse di genere, in qualche modo anche inconsapevole, perché io per esempio a quel tempo mi definivo scrittore. Non mi soffermo su questo, ma dovete capire che c'è tutta una riflessione linguistica da fare, no? su questo che ci è stato imposto dalla cultura dominante. Una donna non era un vero scrittore se non si definiva al maschile, era solo una scrittrice, quindi era un esponente di una categoria un po' deteriore, no? Quindi io mi definivo scrittore, perciò pensate, no? In quale... A quali deformazioni comunque tutte noi eravamo state sottoposte. Però il mio interesse è sempre stato questo, naturalmente. Quindi nel corso poi dei vari libri che ho scritto mi sono interessata delle forme che sottili a volte, sfuggenti, che la violenza si esercita sui corpi delle donne, però anche sui loro animi, sulla loro forza, sui loro talenti in qualche caso. Mi sono occupata perciò molto spesso di donne che lavorano, che esercitano delle professioni non necessariamente destinate a loro. Penso a un romanzo che ho scritto all'inizio del secondo decennio del XXI secolo, si chiama Limbo, è la storia di una donna sottufficiale degli Alpini. Mi interessava moltissimo in quel caso raccontare da una prospettiva diversa la guerra, che è sempre stata declinata o narrata al maschile. I grandi romanzi di guerra si pensava potessero scriverli solo gli uomini, e nello stesso tempo che alla donna nel conflitto destinavano il ruolo della vittima di stupro, oppure della vivandiera o della curatrice, dell'infermiera, dell'accompagnatrice, no? Quando invece il mondo intorno aveva dimostrato che le donne ormai facevano parte delle forze armate, erano entrate con prepotenza in questo universo, in parte cambiandolo, in parte essendolo cambiate. Quindi ho deciso di raccontare una storia contemporanea su questo. Dall'altra parte invece sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione di casi reali, di storie reali, che io ho narrato per lo più come romanzi, in qualche caso poi ho scritto anche una biografia, ma mi interessava soprattutto raccontarli in forma di romanzi, di storie però di donne realmente esistite, cercando di ricostruirne i passi e di rimetterle nel contesto nel quale vissero. Brevissimamente accenno a Marietta Tintoretto, perché così posso ricollegarmi a qualcosa che diceva prima la professoressa Bellavitis. Marietta Tintoretto è la figlia di Tintoretto, alla quale ho dedicato appunto una parte del romanzo La lunga attesa dell'angelo su Tintoretto, però poi Marietta svolge un ruolo molto importante anche nella biografia che ho scritto, Giacomo Tintoretto e i suoi figli. Marietta era una pittrice, poté essere pittrice perché aveva un padre pittore che le garantì una formazione professionale, e poi si sarebbe specializzata nei generi in fondo tipici delle donne, che sono il ritratto dei bambini in particolare, quindi qualcosa che le veniva riconosciuto. Però grande fu il mio stupore quando, lavorando negli archivi veneziani, utilizzando insomma le varie carte anche ottocentesche che erano state trovate, scoprì che alla Fraglia dei Pittori nel 1580, quindi nell'anno in cui lavorava Marietta, in effetti c'erano 20 maestre. E non sono poche, anzi sono moltissime, per cui io rimasi piuttosto sbalordita, perché queste altre donne, a differenza di lei, non erano figlie d'arte, quindi non avevano ricevuto, non avevano accesso soprattutto a una professione alta, quindi al mercato dei ritratti, no? Anche della pittura di figure. Erano artigiane, che però avevano addirittura bottega, di qualcuna si conosce proprio l'insegna, l'Ancora, Justina l'Ancora, aveva proprio bottega a San Marco, alle Mercerie.
Perciò erano riconosciute e potevano esercitare la loro professione, pur non potendo poi fare tantissime altre cose. Quindi questo mi aveva cominciato ad aprire, diciamo, delle prospettive completamente diverse sul mio sguardo, no? Anche sulla vita delle donne veneziane dell'epoca. Poi mi sarei interessata moltissimo, per esempio, al destino delle due sorelle di Marietta, che finirono in convento di Sant'Anna a Venezia, convento nel quale una delle due, l'umilissima Perina, avrebbe percorso quasi involontariamente tutta la carriera fino a diventare addirittura badessa. È sopravvissuto un suo diario che io ho rinvenuto, no, nell'archivio di Stato di Venezia, ed è straordinario perché Perina non apparteneva all'elite del convento, per esempio. Perina era sì la figlia di Tintoretto, ma era figlia di un borghese, anche di un cittadino che in realtà forse non lo era neppure, mentre invece le badesse erano tradizionalmente le figlie dei nobili che entravano là dentro, no? Ecco, invece Perina, con la sua saggezza, con la sua dolcezza, con la sua capacità di mediare fra il rigorismo di alcune monache e così le esigenze, le intemperanze delle più giovani, riuscì addirittura ad avere una carriera nella Chiesa, no? Qualcosa di abbastanza impensato. Quando sono arrivata perciò a scrivere L'architettrice, ho potuto raccontare, ma senza inventare assolutamente nulla, semplicemente limitandomi a raccogliere e a connettere, direi, perché questa è la maggior parte del lavoro che ho fatto, le storie delle persone vissute insieme a Plautilla, mi sono resa conto che mi bastava raccontare le storie di queste donne in particolare per aprire un po' un panorama quasi completo su quello che poteva essere il destino di una donna del Seicento, nella Roma del Seicento. Per cui da una parte c'è Plautilla, di cui riparleremo anche più avanti ovviamente, anche lei figlia d'arte, figlia di un pittore minore che riesce a vivere bene, discretamente, ma sempre un po' da cane sciolto, non ha un vero patrono, non riesce a entrare veramente, non riesce a mettere su una bottega propria, quindi lavora un po' nell'ombra degli altri, però è anche uno scrittore, però è anche un teatrante, è anche uno scienziato dilettante, un giornalista, quindi si arrangia con mille mestieri e indubbiamente trasmette alla figlia due cose: la prima è la curiosità intellettuale, la libertà del plebeo di accedere al sapere. Brice è un autodidatta che studia forsennatamente, disordinatamente, però in questo modo assimila nozioni e saperi che gli sarebbero stati negati. E così Plautilla, che addirittura studia architettura in casa sui libri che le porta il padre. Non può andare in cantiere la giovane Plautilla. Plautilla però viene designata dal padre come pittrice, lui l'aiuta a costruirsi una carriera, ma l'esercita su di lei una violenza terribile, perché decide che sarà vergine, cioè crede che la sua strada possa essere quella della santa reclusa praticamente, quindi le crea una fama di santa vergine protetta dalla Madonna e spera, quando muore poveramente peraltro, di lasciarle un destino. Plautilla, con l'arma della invisibilità, riparleremo di questo a proposito della mansuetudine che è stata citata prima, no? Con l'arma della mansuetudine, della docilità e della dolcezza, invece farà tutt'altro nella vita e si costruirà una vita completamente diversa. Intorno a Plautilla però ho potuto ricostruire la storia di altre donne, quindi di raccontare un po' cos'era un matrimonio romano, per esempio, qual era il destino di una donna destinata al matrimonio nella Roma del Seicento. Qua mi permetto di leggere una cosa. Una famosa epigrafe che si conservava nella chiesa di Santa Maria del Portico, che veniva citata nelle guide dell'epoca e soprattutto è stata citata da uno dei personaggi che per ultimo ha incontrato Plautilla, ed è questo il motivo per cui io la conosco. E a lui era rimasto colpito che nella chiesa di Santa Maria del Portico, di Santa Maria in Pianto, scusate, che è una chiesa che sta ai Catinari, vicino al ghetto, nel rione Regola, c'era scritto così: vi è sepolto Filippo Tittoni, confratello e architetto dei dottrinari, era un coetaneo di Plautilla Bricci. Lui era stato imposto dal cardinale protettore Alderano Cibo. Il suo epitaffio ricorda che aveva avuto dalla moglie 29 figli viventi e 2 morti. E questa donna, di cui non conosciamo il nome, è la madre romana per eccellenza. Nelle mie ricerche per ricostruire la storia della sorella di Plautilla, Albina, che ha avuto tantissimi figli ovviamente anch'essa, e la maggior parte li ha seppelliti peraltro, quindi li ha visti nascere, li ha messi al mondo, partoriva per vederli poi poco dopo morire incessantemente, mi sono resa conto della catena
riproduttiva a cui erano aggiogate le donne romane, ancora più delle veneziane, perché questa ricerca l'avevo fatta anche per le veneziane nel Cinquecento. Mi ero resa conto che una famiglia veneziana che si formava, la donna che si sposava intorno ai 20 anni, l'artigiana che si sposava intorno ai 20 anni, più o meno metteva al mondo 8-9 figli. La donna romana, a parità di matrimonio, così ne metteva al mondo almeno 15-18-20. E la mia bisnonna romana, per esempio, ne partorì 22, e questo ancora nel 1908, quindi non stiamo parlando del 600 di Plautilla. La fertilità, il cattolicesimo, la bigotteria, non so cosa sia dovuto tutto questo, comunque era indubbiamente la donna una macchina riproduttiva, e questo fu il destino della sorella fortunata, quella che fu data in sposa a un pittore che doveva avere la vita migliore delle due probabilmente. Poi ci sono altre figure che appaiono nel romanzo, mi piace, per non farla lunga, soltanto menzionare quella della suora, di cui ho già parlato un pochino prima. La suora Eufrasia della Croce, sorella di Elpidio Benedetti, che sarebbe diventato l'alleato di Plautilla, fu mandata in convento, come accadeva insomma a una buona parte delle ragazze romane di buona famiglia, però, cioè di quelle famiglie che potevano pagare alimenti e dote per farle entrare nei monasteri. Ecco, io ho letto i testamenti del padre, sono di una ferocia e di una violenza, mi sento di usare proprio questo termine, verbale e psicologica, che mi ha lasciato scioccata in qualche modo, perché era talmente esplicito nell'esprimere la ridondanza di questa esistenza, cioè una persona che al mondo non serviva era sua figlia, non solo non serviva, ma era un intralcio alla vita dei suoi figli maschi, e questo lui lo dice molto esplicitamente. Andrea Benedetti era un ricamatore, per citare prima ancora la professoressa Bellavitis, che diceva il ricamo effettivamente era una professione anche maschile, anzi il ricamatore del Papa era lui, e la figlia, che forse avrebbe potuto imparare il mestiere, lui era molto, addirittura arrivò a essere molto noto, però invece lui non pensò affatto a fare della figlia una ricamatrice di alto livello, così come lui era, e la chiuse in un monastero, dove però Eufrasia molto umilmente, da autodidatta, si mise a studiare pittura, era la sua passione, e riuscì a diventare pittrice a sua volta. Come Plautilla fuori nel mondo si sarebbe fatta strada, così Eufrasia, che ha creato delle operine tuttora esistenti, peraltro, a Roma si possono vedere, sono rimaste incorniciate nella Galleria Comunale d'Arte Moderna, perché l'ex convento è diventato poi la galleria, e sono molto interessanti perché qui c'è una monaca che dipinge per le monache, che non ha nessun accesso al sapere professionale, perché non può studiare sui repertori, perché non è andata a bottega, perché non ha avuto la possibilità di nessun tipo di formazione, che si forma da sola, e che però dipinge per le sue compagne, e quindi è un circuito completamente alternativo, no? Della vita e del lavoro, quindi era una figura che mi sembrava importante valorizzare, diciamo, dentro questo romanzo. E poi naturalmente ci sono anche tutte le altre, quelle che la violenza la subiscono espressamente sui loro corpi, c'è la ragazza, l'amante, chiamiamola così, la donna che viene punita perché esercita... Cioè, perché fa uso del suo corpo, è una ragazza che va con un uomo che però non è destinato a lei, e chi è che viene punito in un caso del genere? La donna, sempre. E il caso di Marta è trovato, insomma, negli archivi, e per le sue conclusioni ispirata ad altre storie simili. E poi ci sono le bastarde, ci sono quelle che non dovevano neanche esistere, quelle che venivano fatte sparire. Quindi a tutte queste donne silenziate, in modo diverso ho dedicato l'architettrice, a partire dalla storia mancata, diciamo, di mia madre, a quella delle mie bisnonne a cui ho accennato prima, e soprattutto a quella di Plautilla, perché questa grande artista, che ha saputo fare cose che nessuna donna nel 600 romano o nel 600 italiano aveva potuto fare, si è persa però, cioè non c'è stata memoria di lei, e quindi è come se il romanzo fosse una grande storia controfattuale, no? Cioè, che cosa sarebbe successo se l'esempio di un personaggio come Plautilla fosse stato conosciuto dalle generazioni più giovani, se la villa le fosse stata restituita, se tutte le donne del Settecento avessero saputo che a Roma una donna aveva costruito una villa e una cappella. Ecco, io credo che la storia si fa con gli esempi e si fa con il contagio anche. Lo stiamo dimostrando, credo, quello che succede, insomma, negli ultimi 10 anni, no? È un po' questo. E perciò riscoprire, ecco, un personaggio del genere ha per me, almeno in particolare, un valore attivo. Ecco. Eh,
Bene, grazie moltissimo a Melania Mazzucco e Anna Bellavitis. E adesso io comincerei con le domande e riprenderei un tema che i temi sono tantissimi, è anche difficile scegliere, però vorrei riprendere un po' il discorso che aveva cominciato Anna all'inizio, cioè il discorso violenza sui luoghi di lavoro. Sappiamo che è un tema di lungo periodo, sappiamo anche che è un tema assolutamente attuale. Le violenze, possiamo parlare di molestie verbali, sessuali, ricatti, fino ad arrivare agli stupri o agli omicidi. È un discorso di luoghi di lavoro, di violenza, è un discorso di rapporti di genere. Pensiamo ad esempio alla grandissima campagna enorme che c'è stata qualche anno fa, che si chiamava Me Too, che è partita sui social ed è arrivata in parte nelle aule dei tribunali. Ecco, io Anna ti chiederei, proprio pensando a lungo periodo, potresti tratteggiarci un po' questo discorso luoghi di lavoro e violenza? Ti ringrazio. Allora, non è facile, nel senso che secondo me è un tema su cui dobbiamo ancora abbastanza lavorare. Le fonti ci sono, le fonti, i tribunali, le fonti giudiziarie ci sono. Ho in mente delle ricerche che sono state fatte sulla Francia del 5-600, appunto su casi di situazioni in cui, di domestiche per l'appunto, in cui non esistevano contratti di lavoro scritti, per esempio, mentre a Venezia i contratti di lavoro, almeno in teoria, sono scritti, sono registrati presso una magistratura, insomma c'è un certo controllo statale. E ci sono, e appunto in questo caso che ho in mente, di queste ricerche, le domestiche che scappavano potevano, e scappare era assolutamente proibito, perché una domestica, anche se non era una schiava, doveva restare dove era, insomma, doveva stare nella casa dei padroni, non poteva permettersi di andarsene, evidentemente. In cui il fatto di poter dimostrare, per l'appunto, come dicevo prima, che c'erano state delle violenze, poteva permettere a queste ragazze di andarsene in qualche modo, di essere liberate da questa cosa. Ho in mente anche un bellissimo articolo di Luca Molai e Franco Franceschi sulla violenza nei luoghi di lavoro nel Medioevo, che danno dei casi impressionanti, pesantissimi, di violenza sulle schiave e sulle domestiche, per l'appunto, perché qui il discorso è proprio il fatto di avere un potere quasi assoluto su queste giovani donne, che si hanno sotto il proprio tetto, insomma. E sappiamo benissimo poi che i casi di relazioni sessuali, più o meno consenzienti fra i padroni di casa e le servette, i padroni di casa e le schiave ancora di più, sono, direi, la norma. Dopodiché, appunto, violenza, certamente, e poi cosa succede? Cosa succede di questi figli? Nania Mazzucco citava appunto il problema dei bastardi, dei giovani, dei bambini nati, abbandonati, che è un problema enorme in una società in cui non c'è contraccezione. Sono molto impressionata da queste cifre di 20, 29 figli, cioè, sì, per carità, veramente impressionante. Ecco, voglio dire che i luoghi di lavoro, ecco, questo è un luogo di lavoro, appunto, la casa è un luogo di lavoro molto pericoloso, diciamo, per le donne. Il laboratorio artigiano può essere molto pericoloso perché, come dicevo prima, l'apprendista, quindi il giovane, insomma, o la giovane che lavora, nel laboratorio artigiano, può essere corretto, corretta, c'è cioè il diritto di correzione, appunto dal maestro o dalla maestra. Ci sono casi in città, penso a lavori sull'Inghilterra, di giovani apprendiste uccise dalla maestra artigiana, quindi violenza di donne su donne, e lì è una questione non è una questione di genere, ma è una questione di potere, di potere, insomma, di relazioni di potere. Dopodiché, sì, come dicevo prima, sono società più violente della nostra, più violente oppure in cui la violenza è più esplicita, più presente, più accettata anche, perché vuol dire, non, viviamo in società abbastanza violente anche noi, specialmente in certe parti del mondo,
per esempio in America, però ci sembra che invece la violenza sia, non debba esistere o non esista, invece esiste e esisteva in maniera accettata, diciamo, in un certo senso nel passato. Qui intervengono per l'appunto, poi naturalmente abbiamo un caso notissimo a proposito di Apprendiste, per l'appunto di Artemisia Gentileschi, vittima di stupro in quanto apprendista presso un maestro pittore. Quindi voglio dire, il problema è come lavorare su questi temi, e le fonti giudiziarie sono evidentemente la fonte, Cecilia Nuvola può dircelo, la fonte su cui lavorare, insomma. Fino a che punto c'è una protezione? Anche questo è il grande tema. Io ho in mente appunto tutta la legislazione veneziana sull'apprendistato e sul servizio domestico, che è una legislazione che è esplicitamente volta al tempo stesso a proteggere i padroni dalle fughe e dagli abusi e dai furti dei dipendenti o degli apprendisti, maschi e femmine, ma è anche esplicitamente, almeno questo viene detto nella legge, destinata e volta a proteggere i giovani dagli abusi appunto dei padroni e dei, sì, dei padroni e dei maestri, insomma. Possiamo dire che fosse una situazione eccezionale? Non credo che fosse eccezionale. Certo, il caso veneziano è un caso in cui c'è una produzione di leggi, una produzione di magistrature spesso maggiore che in altri contesti, insomma, c'è proprio da cui questi archivi meravigliosi che Melania Mazzucco conosce, insomma. Io chiederei a Melania Mazzucco di continuare a stare nell'architettrice. Avevo in mente di farle un'altra domanda, ma magari gliela faccio più avanti. Plautilla conosce la violenza, come abbiamo visto, di una cultura per cui è impensabile che una donna possa emergere per i suoi talenti. La sorella subisce invece la violenza della natura, che la destina a essere moglie di marito brutale, madre di figli non voluti e poi perduti, uno dopo l'altro in morti premature. Poi c'è Virginia, che compare ragazzina, un personaggio che mi piace moltissimo, nelle ultime pagine, che subisce la violenza della legge dell'onore, una figlia non riconosciuta, vive nascosta al mondo in un istituto per zitelle, ignara delle sue origini e convinta che nessuno mai dal mondo verrà a cercarla, tanto che quando Plautilla, ormai anziana, andrà a trovarla, non svelo il legame tra le due, Virginia non è capace di reggere lo sguardo amorevole di un'altra persona, e Virginia non è capace di essere riconosciuta, e perché nessuno glielo ha insegnato. E del resto anche a Plautilla, alla giovane Plautilla, nessuno ha insegnato a essere riconosciuta, dovrà riconoscersi da sola, e le vicende di queste donne parlano molto chiaro. E la ricerca storica da alcuni anni a questa parte, anche in Italia, osserva con attenzione a queste dinamiche. E le osserva nella vita delle donne, ma in altre forme anche nella vita degli uomini, cioè anche il maschile è oggetto di forme di violenza, una violenza non necessariamente fisica, ma culturale. E se stiamo nell'architettrice, Elpidio Benedetti, che è molto vicino a Plautilla, è agente a Roma del cardinale Mazzarino e quindi è protagonista di una carriera folgorante, ma non può vivere in realtà se non alle dipendenze di altri, votato al volere della famiglia, alla castità, alle richieste esose del suo protettore carismatico. Insomma, nella Roma del Seicento in cui è vissuta Plautilla, ma anche nella Venezia cinquecentesca di Tintoretto, ma anche nella New York del primo Novecento di Vita, la violenza si direbbe quasi una forza intrinseca alla vita, ma con delle specificità forti in relazione ai generi dei personaggi che, ricordo, in queste vicende sono stati in primis delle persone. Le chiedo di tornare su queste questioni. Sì, la violenza diffusa, no? Che è una violenza gerarchica anche, è una violenza sociale, è una delle cose che mi ha colpito di più sia nel racconto della Roma seicentesca, però in verità anche in quella della Venezia cinquecentesca, perché per esempio proprio gli accordi dei garzoni, no, che sono stati citati prima dalla professoressa Bellavitis, che normavano i rapporti fra i maestri e gli apprendisti che andavano a lavorare, a imparare un mestiere da loro, sono pieni di
di racconti riassunti in pochissime righe, in cui c'è il ragazzino che ha rubato qualcosa, ma il ragazzino era affamato, a volte non riceveva il vitto, non riceveva le scarpe che invece il padrone, il maestro si era impegnato a dare. Si parla spesso di violenze fisiche anche che questi uomini esercitavano sui bambini, violenze bestiali, bastonate, insomma, di quelle che possiamo chiamare botte, però poi a volte anche altro. Quindi una brutalità della sopraffazione che mi ha sempre colpito molto. Erano società molto letterali, nel quale appunto noi anche siamo una società molto violenta, secondo me, non lo siamo necessariamente letteralmente, quindi non sempre la violenza passa attraverso i corpi, in quelle società invece sì. Quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa che mi ha colpito tantissimo proprio nella storia di personaggi maschili, no? Il Pirio Benedetti, figlio di Andrea, il tremendo Andrea, il ricamatore che ha mandato in convento la figlia, considerandola una zavorra, e però il Pirio non decide nulla della sua vita, anche lui è agito, perché non appartiene a una classe sociale che gli permetta di fare alcunché di scelta, cioè le scelte non sono mai sue, anche per lui. Quindi a 15 anni riceve un beneficio di San Pietro che implica la castità perpetua. Poi ci potrebbe rinunciare in teoria, ma se ci rinunciasse perderebbe lo stipendio, chiamiamolo così, che riceve invece. E che alla fine, paradossalmente, pur essendo lui diventato il segretario, l'agente di Mazzarino, non ha, mentre man mano che vive questa servitù, non riceve dei soldi. È il prestigio che si riverbera su di lui, no? Dal servire questo padrone così importante. Quindi ha bisogno dello stipendio, quindi viene incatenato anche lui a una vita che non ha scelto e da cui non riuscirà a liberarsi, anzi poi alla fine questo lo porterà pure a fare a rinnegare in un certo senso, no? Delle libertà che si è creato. Quindi questo mi ha, nella fase della ricerca, insomma, questa violenza diffusa mi ha colpito moltissimo. Anche a me ha colpito molto il personaggio di Virginia, alla quale ho dedicato un inseguimento durato anni, perché lei viene citata brevissimamente in un documento dell'epoca, poi sparisce, e io ho pensato: perché sparisce? Cioè devo trovarla, no? Questo è quello che fa ogni storico, però anche ogni romanziere che si appassiona a un personaggio e vuole accertarne l'esistenza. E alla fine l'ho trovata come figura negata, cioè cancellata, letteralmente, e l'archivio del Conservatorio di Santa Eufemia è proprio straziante per questo, perché le ragazze che finivano là dentro venivano registrate all'ingresso, quindi noi sappiamo che c'erano, quindi le seguiamo fino alla porta, nel momento in cui qualcuno le consegna, le registra e paga per loro, figurano sempre nei pagamenti, negli alimenti, eccetera, ma non vengono mai più nominate da nessuno. Quando va in visita un cardinale, quando va in visita un personaggio importante, quelle che non devono essere nominate non sono nominate, eppure sono vive, sono là dentro, no? Quindi veramente qui c'è la cancellazione proprio del diritto a esistere, ed è quindi la forma più estrema, no? della brutalità, diciamo. Però è anche vero che poi appunto la brutalità può essere anche non letterale, e io nella vita di Plautilla la percepisco fortissimo, no? questa cancellazione progressiva. Però lei troverà le sue strategie, secondo me con molta intelligenza, per riuscire a trovare una sua strada, scegliendosi innanzitutto gli alleati, che poi alla lunga sono alleati sbagliati, no? Perché la fazione politicamente perdente della Roma del Seicento è la fazione filo-francese, quindi comunque questo certo non gioverà alla sua memoria, no? Però in quel momento invece le garantisce certe libertà e anche certa dignità e rispetto, no? Che non sarebbe riuscita a ottenere altrimenti. Grazie a Melania Mazzucco anche per questa risposta, che contiene una delle parole che poi io riproporrò nella domanda ad Anna Bellavitis. Tornerei sul tema del lavoro, ma anche alla scomparsa, all'invisibilità. Parto da una piccola esperienza personale di ricerca. Anni fa avevo fatto una campagna di interviste a degli operai di un'azienda di Trento che stava per chiudere dopo tantissimi anni. E la prima domanda del questionario era sul lavoro dei genitori. E la domanda è la professione del padre, tutti rispondevano, la professione della madre, e mi dicevano no, gran parte mi dicevano no, la mamma non fa niente, ma sì, abbiamo un po' di campagna, ma sì, riporta le verdure al mercato, ma sì, tiene la casa, ma sì, siamo in otto. Cioè, di fatto, questo non fa niente, nascondeva tantissimi lavori diversi
e anche quell'aspetto di fatica fisica, appunto, a cui si faceva riferimento prima. Possiamo dire che in varia forma, ma le donne sono sempre state coinvolte nel lavoro, appunto, dalla gestione della casa fino alla campagna, alla bottega, però in un modo veramente invisibile, no? Faceva impressione che il figlio stesso non riconoscesse la fatica, se non altro, della propria madre. Ecco, solo credo negli ultimi decenni del XX secolo il lavoro femminile ha preteso di uscire da questa invisibilità e quindi per essere parificato a quello maschile nell'accesso a tutte le professioni, ma anche nel riconoscimento di un ruolo in questo senso. Quindi il lavoro non interpretato solo come una modalità per sopravvivere o per far sopravvivere la propria famiglia, ma anche come auto, così, realizzazione, compimento dei propri studi. Melania Mazzucco ci ha parlato di Plautilla Driccia, architettrice. Le donne che in ogni epoca si sono affermate nelle arti, nelle scienze, nelle professioni, anche in quelle maschili o che per noi ora sono maschili, forse sono più numerose di quelle che conosciamo proprio per questo oblio che le ha condannate. Ecco, io volevo chiedere ad Annabella Vitis se sulla base dei suoi studi ci sono dei momenti di rottura di questa continuità di invisibilità, per dire, come è stato detto, non so, degli elementi che poi magari hanno contagiato altre donne o hanno lasciato delle tracce così di differenza rispetto a questo continuum. Grazie. Grazie. Allora, intanto volevo, il racconto che possiamo darci tutti del tu? Sì, che, Volentieri, tutti quanti. Il racconto che hai fatto è molto interessante proprio perché appunto la mamma non fa niente, ma in realtà fa mille cose. Ed è interessante anche perché lo ritroviamo certe volte nei censimenti. Per esempio, il lavoro precario delle donne non viene registrato perché appunto non è un'identità lavorativa. Io ho l'esempio di un censimento 1805 austriaco, cioè il periodo austriaco a Venezia, in cui gli uomini sono calzolaio, muratore, cioè identità lavorativa precisa, le donne raccoglie le carte, fa, non so, fa scarpe, cioè il fare invece che l'essere, no? E questo lo si trova appunto in questo censimento, devo dire in particolare, e si trova nelle dichiarazioni di identità che le donne danno di se stesse, per esempio nelle testimonianze in tribunale, per cui molti studi hanno dimostrato che la dichiarazione di identità del tipo io mi chiamo tal dei tali e sono appunto muratore, nelle donne risulta io mi chiamo tal dei tali e sono una moglie, e però raccontando quello che viene fuori è proprio quello che tu dicevi su queste madri, cioè però fa mille cose e alla fine guadagna, cioè porta in casa denaro e quindi contribuisce al budget familiare. Qui abbiamo proprio questa idea del breadwinner, il maschio che deve appunto guadagnare il pane per la famiglia, che secondo me è una identità di lunghissimo periodo. Si insiste molto sull'8-900 e sul Novecento in particolare, però in realtà è di lunghissimo periodo. E invece appunto che il lavoro femminile è così non considerato. Se poi andiamo a vedere dal punto di vista delle professioni, poi c'è un'altra cosa che vorrei dire, cioè a proposito delle professioni invece in cui uno si può realizzare, perché mica facile realizzarsi facendo appunto il calzolaio, qui forse sì, oppure facendo l'agricoltore, insomma, bisogna una professione scelta, non è da tutti evidentemente. Quindi siamo in una società, quella di età moderna, anche in cui il lavoro ha un certo significato, per cui l'ideale è quello del nobile che non lavora, l'arte meccanica non è considerata qualcosa di nobile ed è qualcosa che durante l'età moderna proprio cambia e c'è un'evoluzione molto chiara da questo punto di vista. Quindi anche proprio il rapporto con cos'è il lavoro cambia nel tempo. Dopodiché la domanda su identità lavorative che permettano realizzazione e quindi nell'arte, nelle scienze, nella letteratura, eccetera,
È molto difficile, nel senso che insomma, Christine de Pisan nel 1402 era sicuramente molto cosciente del suo valore e lo esprimeva, però era una delle poche, non lo so, Sophonis Banguis Solens Cinquecento, anche, dopodiché che questo diventasse un modo di vita e di guadagnare, perché poi è questo anche, io faccio la pittrice così, mi piace, eccetera, io scrivo, però ci guadagno, vivo di questo, non è facile allora e non è facile come non è facile oggi in un certo senso. Quindi anche questo è da vedere nel tempo. Dopodiché si vedono anche delle situazioni, appunto, anche quello che raccontava Melania Mazzucco su questo rapporto con il padre, per esempio, dell'architettrice, che sono spesso fondamentali. Spesso c'è un padre, spesso un padre perché il padre può agire, può decidere. La madre è sempre un po' in secondo piano in queste storie spesso. E quindi spesso appunto c'è un padre che investe su una figlia e situazioni molto particolari che si creano per cui una figlia emerge. E succede in tanti campi appunto nel corso della storia. E a volte addirittura c'è di mezzo un governo, penso a Cassandra Fedele in cui, in 400, in cui c'è il governo veneziano che la porta avanti, che la mostra come quasi un fenomeno, insomma. Cioè, ci sono delle situazioni che permettono il venir fuori, il mostrarsi di una intellettualità femminile, di una creatività femminile. Situazioni a volte inattese, perché se penso a Laura Bassi, grande scienziata, filosofia naturale, fisica teorica, newtoniana del Settecento a Bologna, si trova in un contesto in cui ha una famiglia dietro che la spinge a studiare, che non era per niente scontato, evidentemente, e però si trova in un contesto in cui a Bologna Prospero Lambertini, poi Benedetto XIV, decide di promuovere questa figura e anche altre, perché poi non è solo Laura Bassi, per rilanciare l'Ateneo bolognese. Quindi abbiamo delle strane congiunture storiche che a volte permettono questo emergere. Dopodiché potremmo forse dire che no, nel corso del tempo, nel Settecento, questa possibilità di espressione femminile diventa maggiore, ma diventa maggiore direi in modo, non so, quantitativo, ce ne troviamo di più in un certo senso. E sono consapevoli del loro valore. A volte, appunto, andando più indietro, 600 inglese, Mary Beale, grande pittrice, mantiene la famiglia e ha il marito che le tiene i conti. Vuol dire, rovesciamento completo dei ruoli. E insomma, tutte queste situazioni, io non me la sentirei di dare una cesura storica, una cronologia precisa su questo. Parliamo di un Settecento, forse di un lungo Settecento in cui molte cose cambiano perché, per tante ragioni, diffusione della cultura, insomma, tante cose che succedono. Questo è un po' quello che mi verrebbe da rispondere. Volevo solo dire una cosa a Melania Mazzucco perché mi ha interessato il discorso del poter scegliere o non poter scegliere il proprio destino in relazione alla classe sociale. Del Pidio lì, effettivamente non può scegliere, ma spesso non basta appartenere a un ceto elevato per poter scegliere, no? Sappiamo che i nobili, i figli dei nobili, in realtà molto spesso non potevano scegliere proprio nulla. Quindi ceto, condizione, cioè una grande quantità di variabili da tenere presenti. Mi fermo qui. Grazie. Grazie Anna. Io avrei un'ultima domanda per Melania Mazzucco, poi si apre lo spazio per chi ci segue, che vorrà scrivere domande nella chat. Già ne è arrivata una. Chiederei a Melania Mazzucco, c'è una parte dell'architettrice che abbiamo trovato particolarmente coinvolgente, che si intitola Roma 2002-2019 e racconta dell'autrice alle prese con la storia di Plautilla ricostruita nell'arco di 20 anni di ricerca, di lavoro, è quasi un inno alla ricerca storica all'interno di un romanzo, no? Documentato, ma che se dobbiamo fare un lavoro di definizione di generi, che significa tracciare dei confini, limitare, si dovrebbe dire più vicino alla fiction che alla saggistica storica. E non ci sono le note, ma c'è un'appendice documentaria impressionante. E nella lettura la densità di questa sostanza storica si avverte. E vorremmo sapere che ruolo ha il lavoro di ricerca nella sua scrittura. Noi per appartenenza alla disciplina siamo ovviamente interessati al metodo e ci permettiamo di
chiederle una cosa che forse non si può svelare, cioè come si tratta la fonte in una narrazione che apre poi alla libera, interpretazione. Ma io non ho formule, no? Per me ogni avventura nella scrittura di un libro è una storia a sé, tant'è che nel caso del Tintoretto e di Marietta, io per esempio ho separato radicalmente il romanzo dalla biografia. Ho scritto addirittura due libri, uno è La lunga attesa dell'angelo e l'altro è Jacopo Tintoretto e i suoi figli. In realtà io li ho scritti insieme, per quanto magari a voi può fare stranezza questa cosa, ma in verità io li ho scritti assolutamente insieme. Solo che nel caso di quella storia lì, siccome la biografia di Marietta nel 600 fu una grande invenzione del padre e del fratello, io mi sono sentita di riscrivere a mia volta il romanzo di Marietta, così come loro l'hanno scritto nel 600, diciamo, per raccontare la sua storia, così la scrivevo io negli anni 2000. Nello stesso tempo però mi interessava moltissimo invece ricostruire, attraverso una ricerca documentaria, la figura storica di Marietta, attraverso un'indagine archivistica, per dare realtà a un personaggio che appunto era stato mitizzato dalla storia dell'arte e di cui addirittura si teorizzava l'inesistenza. Perché io ricordo quando all'inizio venni a Venezia dicendo che mi interessava fare una ricerca, insomma, su Marietta, così un famoso storico dell'arte che insegnava a Venezia in quel momento mi disse: non la troverà perché Marietta Tintoretta è una leggenda. E in quel caso però la mia ricerca si è, diciamo, io ho scritto i due libri insieme ma li ho separati, no? Quindi da una parte c'è stato il romanzo, dall'altra la biografia. La biografia c'ha le note, è una cosa di 1000 pagine con tutte le note, la bibliografia, eccetera. Quindi ho scelto di rispettare i generi, chiamiamolo così. Però in verità tutta la ricerca invece mia, che parte dal 96, io non credo nell'esistenza dei generi e detesto anzi i libri che possono essere immediatamente riconoscibili come appartenenti a un genere. Cioè, mi sembra sempre che i grandi libri non sono un libro di genere. Un grande libro può parlare di un delitto, ma non essere necessariamente un poliziesco, no? E così via. Quindi io ho scritto un romanzo con l'architettrice e qui ero sicura di voler scrivere un romanzo. Dopodiché ho deciso di condividere con i lettori del romanzo, però anche i non lettori del romanzo, perché io l'ho messa in rete, le fonti, chiamiamole così. Quindi tutto ciò che di archivistico, edito e di manoscritto negli archivi, di edito, di inedito, di seicentesco, di ottocentesco, di settecentesco, di moderno, di contemporaneo, di tutte le cose che stanno scrivendo e scrivono gli storici dell'arte, gli storici di adesso, di mettere perciò questo materiale a disposizione di chi voglia poi lavorare sul 600 romano, su Plautilla, magari trova nel romanzo degli spunti che vorrebbe invece approfondire. Però invece volevo che il romanzo fosse letto come tale, quindi con spero il piacere, insomma, di leggere una storia, di credere a quella storia. E nel romanzo non c'è niente che non sia nato, per rispondere proprio più brevemente, no? Proprio alla come ho lavorato sulle fonti. Non c'è nulla nel romanzo che io non abbia trovato in qualche appiglio documentario, quindi non so, dalla casa di Plautilla, faccio un esempio per voi, siete tutti appunto del mestiere, no? A un certo punto io ho trovato dei documenti inediti, ovviamente, che parlavano di microscopiche operazioni finanziarie di Plautilla. Per me era interessantissimo perché io volevo capire se Plautilla, a proposito di quello che ci dicevamo prima, come viveva Plautilla? Cioè, di che cosa vivevano, visto che il padre non gli aveva lasciato un'eredità? Chi guadagnava in questa casa? Visto che il fratello, per tutto quello che nel frattempo si era riuscito a reperire, guadagnava pochissimo, perché lui aveva orrore di essere Basilio Bricci, aveva orrore di essere identificato come un artigiano, un soffittante, un ciabattone, e voleva essere un intellettuale, un artista intellettuale, quindi non si faceva pagare, a volte lavorava addirittura per pochissimi soldi. Quindi come vivevano queste persone? E mi sono messa a cercare, ovviamente, perché era importante capirlo per me, proprio per costruire il romanzo, era fondamentale capirlo. A un certo punto ho capito, trovando altri documenti, che la madre, a proposito di donne, no? La madre di Plautilla, quando muore il marito, si mette a fare l'affittacamere. Quindi praticamente loro hanno i pigionanti e vivono come se avesse un bed and breakfast oggi, cioè loro hanno comunque le stanze affittate,
di una casa, peraltro non loro ovviamente, perché sono in affitto a loro volta, e così campano. E poi a un certo punto Clotilde ha bisogno di soldi, prende dei soldi in prestito, poi presta dei soldi. Sono micro operazioni che però mi servono per immaginare il personaggio. E più o meno è stato un po' tutto così. Io ho trovato la storia della dote di Albina e grazie ai documenti sulla dote di Albina ho cominciato a cercare chi fosse il marito. Poi mi sono accorta che però quello non era il marito in realtà, è uno che lei non ha sposato, perché è un altro nome, non mi risulta questo nome. Chi è questo qua? Perché? Dove è finito? E mi metto a fare uno spoglio sulle anagrafi per vedere chi fosse questo personaggio e come mai non l'ha sposato. Non l'ha sposato perché era già sposato, guarda un po'. Anzi, non era sposato, però aveva un'altra ragazza e quest'altra ragazza a un certo punto partorisce pure. Quindi era un grande imbroglione, era un grande traditore, una carogna. Però tutto questo, che nel romanzo poi diventa narrazione, ovviamente, nasce sempre da una ricerca, che è una ricerca infinita potenzialmente, naturalmente, che spesso viene orientata, questa è una ricerca non sistematica, no? Perché io mi oriento a seconda, sto cercando Cosmo Macconi, cerco Cosmo Macconi. Sto cercando Elpidio, faccio una ricerca su Elpidio, che nasce sempre all'inizio dal personaggio centrale e poi via via si allarga alle sue relazioni. E io tecnicamente, cioè credo poco appunto al discorso dell'invenzione, del documento, cioè tecnicamente non ho inventato nulla, però naturalmente il modo in cui ho connesso, no? Tutte queste fonti, tutti questi documenti, tutti questi silenzi, questo è un modo assolutamente soggettivo, no? E vuole esserlo, perché è proprio nel mettere insieme in relazione due documenti separatissimi, no? Uno è una ragazza che partorisce, che non c'entra niente con i bricci, però io facendo una ricerca riesco a scoprire che c'entra moltissimo, perché ha partorito il figlio del fidanzato della sorella di Plautilla, no? Però è il mio metterli insieme che crea racconto. E questo è il romanzo, no? E questo pertiene chiaramente al romanzo. E spero di aver risposto, insomma, di aver dato un esempio, ecco, del modo in cui ho lavorato. Grazie, è vero che le ricerche potenzialmente sono infinite e che i confini non sono sempre chiari, forse non è nemmeno giusto cercarli, tra i confini tra i generi.